considerata una delle pittrici messicane più importanti al mondo. Esattamente in questo punto, Frida ha avuto quel terribile incidente che le ha cambiato la vita. E in quel luogo nacquero due Frida. La prima, tormentata dall'agonia. La seconda è l'artista, libera dalle sue costrizioni fisiche. Pittura e lacrime. Nunca pinté mis sueños. No, non ho mai dipinto i sogni. Pinté mi propia realidad. Ho dipinto la mia realtà. Tutti noi abbiamo imparato, grazie a Frida, cos'è l'arte. Ancora oggi, tutti continuiamo a scoprirla. Era una persona molto passionale. Frida è diventata un simbolo, un ideale. Attraverso l'oggetto si trasformava in un'opera d'arte. Il dolore che lei dipinge è quello dell'anima. Il suo è il museo più visitato di tutti. È come se stesse dicendo dal futuro: è questo ciò che voglio che vediate di me. Spesso il dolore è necessario per generare bellezza. Viva la vita! Tutti conoscono Frida Kahlo, artista, icona, donna. Ma nella sua storia c'è molto di più.